Ok, proseguiamo. Allora, vi ricordo che qualsiasi cittadino volesse interagire e parlare con i vari con i candidati presenti alle europee, l'ultimo gazebo è destinato a loro e a voi. Allora, quindi invito adesso Dario Tamburrano. Salve, sono Dario Tamburrano, anch'io di Roma. Ho iniziato questa avventura insieme agli altri, alcuni dei quali sono diventati dei portavoci alla Camera tra il 2005 e il 2006, quando questo movimento praticamente non c'era, era solamente un sogno di qualcuno più coraggioso con un particolare senso civico che si attivava inizialmente portando l'informazione, perché uno dei problemi fondamentali di questa società è l'informazione che non fa il suo mestiere, non informa, anzi disinforma. E i primi periodi andavamo per le strade a portare i volantini informando i cittadini che nel Parlamento, che dovrebbe essere la casa della pulizia e dell'onestà più completa, siedevano un enorme numero di condannati superiore alla media dei cittadini italiani. Ed era I cittadini erano talmente disinformati fino a qualche anno fa che stentavano a credere a questa notizia, che ora è un dato acquisito. E quindi c'è stato un processo questi anni, grazie alla rete, grazie al movimento, di informazione dai cittadini, anzi diciamo di controinformazione, perché un conto è la televisione che ci fa vivere dentro una bolla artificiale e un conto è la realtà. E gli stessi punti del programma per le europee, il primo effetto che fanno è quello di informare, perché nessuno, finché il Movimento 5 Stelle non ha sollevato delle questioni, ha cominciato a porre il problema della moneta, il problema dell'euro, il problema del fiscal compact. Questo che cosa significa? Che in questi 30 anni in Europa sono state prese delle decisioni, sono state prese dei trattati, firmati dei trattati, senza che nessuno ci chiedesse il permesso. Nessuno ha chiesto il permesso a noi cittadini se volevamo entrare in Europa, se volevamo firmare il trattato di Maastricht, se volevamo firmare il trattato di Lisbona, se volevamo entrare nell'euro. Qualcuno vi ha chiesto il permesso? Nessuno. Non solo, non è finita qui, perché per anni abbiamo pensato: meno male che siamo in Europa, perché lassù sicuramente sono migliori dei nostri politici. E vi assicuro che andando ad approfondire i meccanismi e quello che stanno architettando alle nostre spalle anche con le prossime decisioni, questo non è vero. Tutto il mondo è paese e anche lì dovremo combattere con dei meccanismi che vanno contro gli interessi degli europei e degli italiani. Ad esempio, cosa stanno preparando? Stanno preparando un meccanismo peggiorativo del fiscal compact, che è quel meccanismo che vorrebbe che noi rientrassimo del debito fino a un rapporto debito-PIL del 60%. Dato che pochi paesi riusciranno a soddisfare questo requisito, quella parte in eccedenza, quei 1.120 miliardi di nostro debito, verranno venduti sul mercato e in cambio daremo come garanzie le nostre residue sovranità, Enel, Eni, Finmeccanica, le autostrade, il gettito fiscale, le riserve valutarie ed auree della Banca d'Italia, ovvero quello che ci rimane dopo la progressiva spogliazione della sovranità monetaria con le privatizzazioni che sono avvenute dal 92 in poi. Questo è quello che stanno preparando dopo le elezioni. E allora qui dobbiamo decidere se diventare veramente come paesi del terzo mondo o cominciare a reagire e andare verso una progressiva liberazione o verso la schiavitù progressiva, perché se non reagiremo saranno destinati ad essere schiavi per i prossimi 10-20 anni. Il 25 sarà il momento in cui noi potremo decidere della nostra libertà o della nostra schiavitù. Quando, ad esempio, tornando al discorso dell'informazione, quando ci viene ripetuto, tanto che arriviamo a crederci, che non c'è il lavoro, è falso, perché tutti noi abbiamo bisogno di un medico, di un artigiano, di un falegname, di un idraulico, di qualcuno che ripara ad esempio la nostra macchina quando si rompe. Quindi non è vero che il lavoro c'è, abbiamo tutti delle esigenze. Il lavoro non è scomparso, non è scomparso nella nostra vita personale, non è scomparso a livello cittadino, perché dobbiamo ripristinare l'assetto idrogeologico, visto che franiamo e ci alluvioniamo, dobbiamo
cambiare la nostra economia per affrontare le sfide energetiche e alimentari del futuro, abbiamo una quantità di lavoro immenso. E allora che cos'è che ha fatto scomparire il lavoro, visto che ne avremmo bisogno tutti di lavorare? È la mancanza di liquidità, perché la moneta moderna viene creata dal nulla. Questa è un'informazione che fino a pochi anni fa era appannaggio di poche schiere di appassionati, delle discussioni del Meetup, ed è una liberazione poterle parlare nelle piazze e informare i cittadini su quello che succede all'interno dei meccanismi di creazione del denaro. La moneta non ha nessun valore reale, le monete moderne. Perché è stato scelto ciò? Questo sistema di creazione della moneta da nulla può essere utilizzato come un marchingegno fantastico per superare i limiti fisici iniziali e far progredire la società e creare lavoro, un meccanismo perché le persone si scambino il lavoro con la moneta, oppure può essere un meccanismo con il debito di asservimento delle popolazioni. È già avvenuto, è avvenuto negli scorsi 50 anni, quando noi guardavamo i paesi del sud del mondo ai quali venivano erogati prestiti di moneta creata dal nulla, perché con la scusa del progresso dello sviluppo e mantenendo governi corrotti questi prestiti finivano nel nulla, questi soldi finivano nel nulla come nel nulla erano creati, rimaneva solamente il debito a carico delle popolazioni, e una volta che si esigeva questo debito venivano depredate delle loro risorse naturali, del petrolio, del legname e delle loro sovranità. Finisco. Vi ricorda qualcosa questo meccanismo? Questo è un meccanismo che sta salendo dal sud del mondo verso noi, è lo stesso identico sistema, perché l'obiettivo di questi signori è di spogliarci della nostra Repubblica, farla diventare una res privata. Allora invito tutti a informare, a pensare, a accendere le menti, e il 25 a invitare anche chi è indeciso a votare 5 Stelle, perché è l'ultima speranza pacifica, perché noi possiamo sperare in un cambiamento, dopo saranno guai. Grazie. Grazie. Allora, altri tre interventi e possiamo concludere la serata con il portavoce alla Camera dei Deputati, Alessandro Di Battista. Allora, quindi adesso invito Giovanni Ghirga. Ascolto di questa dichiarazione di voto. Noi oggi non useremo parole consone, perché se quest'Aula assorda... Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanni Ghirga, faccio il pediatra da 30 anni e il medico da 20, e medico per l'ambiente. E volevo e vi parlerò chiaramente dell'emergenza ambiente in Europa, però non posso non iniziare dando voce a una signora anziana, un pochino malandata, che sarebbe appena andata, e io gli avrei veramente concesso i miei minuti, veramente, guarda, e che si è messa a piangere, perché ha toccato un tasto che veramente tocca a tutti. Ha detto, ho una figlia che è laureata master su master, sono 14 anni che non trova lavoro, è anche una laurea prestigiosa. E sa perché mi ha detto, dottore, non trovo lavoro? Perché mi dicono, chi ti manda? Non conosci nessuno. Questa è la più grande vergogna di questo paese, che solamente con le raccomandazioni si riesce a trovare lavoro, solamente con le conoscenze di quei vecchi, sporci, luridi politici si riesce a trovare il posto di lavoro, anche maiali, sì, ma perché no? E allora devo... A parte questa digressione, che vale la pena il minuto perso per quella signora, veramente vale la pena. Allora io devo dirvi, c'è un'emergenza europea ambiente, nessuno parla in quei stupidi programmi politici televisivi di ambiente, di emergenza ambiente. Esiste un'emergenza ambiente in Europa e lo sanno tutti, perché è legata al fatto che le polveri fini sono state definitivamente legate all'incidenza del tumore, che purtroppo è in aumento in tutto il mondo, e all'incidenza proporzionale della mortalità. Più salgono le polveri fini e più sale la mortalità. Perché vi parlo direttamente di questo? Perché ho visto là un dépliant informativo su una centrale a biomasse che vogliono fare qui da voi. Ebbene, ci sono delle false notizie sulle centrali a biomasse.
Io le notizie che vi do sono delle notizie internazionali, questa è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le polveri fini prodotte dalla combustione della biomassa hanno un effetto sulla salute umana indistinguibile da quello dei fossili. Quindi quello che vi ho detto sulla mortalità e sul tumore vale anche per le polveri emesse dalle centrali a biomassa. E quindi in realtà ci dovrebbe essere una rivoluzione in Europa. Quello che noi chiederemo, se andremo, chi andrà in Europa, sarà la costituzione di un tribunale speciale per le truffe che fanno sull'inquinamento. Chi inquina paga, secondo la Commissione europea, dovrebbe pagare perché non paga nessuno. Miliardi e miliardi spesi per danni alla salute, tutti a carico della sanità. Una sanità per la quale si spendono 110 miliardi l'anno. E allora io voglio dirvi, c'è un'occasione. Noi come Medici per l'Ambiente per 20 anni siamo andati in giro da soli per l'Italia, accolti dai comitati, ma sempre soli. Adesso abbiamo una casa, è il Movimento 5 Stelle che accoglie e sente veramente i bisogni dei cittadini, i bisogni dei comitati, i vostri bisogni che state qui stasera, di un po' di sincerità, un po' di onestà, non di quello che viene, che vuole il voto, non mi votate. Datelo al Movimento 5 Stelle perché è veramente un'occasione per cambiare per la salute dei vostri figli, per il lavoro ed anche una parola sull'immigrazione perché mi dicono non ne parlate. Recentemente, qualche settimana fa, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, è andato dai più grandi esponenti dell'Unione Europea a gridare che con l'effetto serra, se non gli danno importanza, riscaldamento terrestre, ci sarà veramente la distruzione dell'umanità. E quindi di cominciare ad agire. Va bene la Siria, va bene il problema in Crimea, ma agite. Se n'è andato scrivendo che gli hanno detto e gli hanno dato delle pacche sulle spalle. Faremo qualcosa. Eppure un ultimo documento, e concludo, delle Nazioni Unite ci dice che nei prossimi decenni 50 milioni di persone saranno costretti ad emigrare verso le nostre coste. E quindi cadrà quel progetto di aiutarli, creare sviluppo e dargli dignità in quei paesi dove sono nati. Quindi non più immigrati per costrizione, ma cercare di dare sviluppo lì. Ma dovremo combattere, quello lo faremo, contro l'effetto serra, che non è contrastato in Europa perché le lobby dei fossili non lo permettono. Votate il Movimento 5 Stelle, fatelo per voi. Ok, prima del penultimo intervento vi ricordo ancora per l'ultima volta che tutto questo è stato organizzato grazie a una rete di volontari che ha coinvolto diverse meetup, Latina, Piglia, Cisterna, Sesse e Sermoneta, quindi una rete di volontari che per un mese hanno lavorato, si sono autotassati e hanno contribuito anche i cittadini che nei banchetti organizzati in questo mese hanno offerto delle donazioni. Però ecco, se potete darci una mano a diciamo, recuperare quello che abbiamo speso per questo evento, abbiamo un banchetto con gadget e chiunque voglia donare qualche cosa è libero di farlo. Quindi invito adesso l'ultimo candidato alle europee, Fabio Massimo Castaldo. Buonasera a tutti. Mi chiamo Fabio Massimo Castaldo, ho 28 anni, sono di Roma e sono praticante avvocato. Vi ringrazio di essere qui per un motivo molto semplice, perché purtroppo i media italiani non stanno informando la popolazione, quindi c'è bisogno di incontrarci, c'è bisogno di parlare insieme e c'è bisogno di spiegare a tutti quanti quello che veramente sta accadendo. Proviamo a fare un esempio concreto. TTIP, 4 lettere. Qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare? È un trattato, si sta discutendo in questo momento a Bruxelles tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. È un trattato, appunto, si chiama Transnational Trade and Investment Partnership. In inglese vuol dire appunto trattato transnazionale per gli investimenti e per il commercio. Il nome sembrerebbe quasi interessante, sembrerebbe magari un'opportunità di ripresa per le nostre imprese che attualmente sono in sofferenza, non riescono a esportare. Invece sotto un nome, come sempre, apparentemente tranquillizzante, si nasconde l'ennesima truffa, perché stanno creando un'area di commercio comune
tra le due sponde dell'Atlantico. Ma cosa succederà? Abbasseranno solamente le tariffe doganali, le andranno a eliminare? Veramente ci sarà la crescita che loro dicono? No, succederà qualcosa di molto più grave. Succederà che praticamente, siccome negli Stati Uniti d'America la legislazione è molto meno protettiva rispetto a quella dell'Unione Europea, si potrà esportare carne allevata con gli ormoni, si potranno esportare liberamente gli OGM, perché l'agricoltura ormai americana è solo questo, per il 90% è agricoltura meccanizzata e OGM, la soia, il grano. E questo per caso ce l'hanno chiesto? Qualcuno ci ha mai interpellato se riteniamo utile per la nostra economia un trattato di questo tipo? Eppure lo stanno facendo, e non solo. E qualora l'Italia dovesse battere i pugni sul tavolo, dovesse puntare i piedi e dire no, non ci stiamo, noi vogliamo garantire la difesa della salute, l'articolo 32 della nostra Costituzione, garantire la difesa della salute della nostra popolazione, beh, succederà che le grandi multinazionali americane ci potranno fare causa, e non davanti ai tribunali nazionali, ma davanti a un nuovo organo da costituire internazionale, sul quale non c'è alcun controllo, non c'è alcuna garanzia costituzionale. Ma è questa l'Europa che veramente stiamo costruendo? Dal 92 in poi l'abbiamo centrata solamente sulla moneta, ne parlava prima Dario. Che inganno! Si può andare a costruire un'unione, dare una dimensione politica non sui diritti umani, ma sulla moneta, sulla finanza, sulla speculazione? Noi andremo in Europa e spiegheremo una cosa molto semplice: l'euro è stato costruito male, non è possibile andare ad accentrare la moneta, accentrare il credito, se non si accentra contestualmente anche il debito. Gli Stati Uniti d'America, quando sono diventati una federazione, come prima cosa hanno condiviso il debito, perché volevano diventare una comunità, non volevano diventare un'unione di banche. Noi andremo lì e gli spiegheremo che noi nell'euro, se accettano l'euro bond, se accettano di rivedere il fiscal compact, noi possiamo anche restarci. Non vogliamo uscire dall'euro ad ogni costo, ma non vogliamo neanche rimanerci a qualsiasi prezzo, perché il prezzo che stiamo pagando è altissimo. Il fiscal compact, dovremo rientrare di un ventesimo l'anno del rapporto debito-PIL. Questo che cosa potrebbe voler dire? L'altro giorno c'è stato un articolo sul Fatto Quotidiano, ha detto no, il Movimento 5 Stelle come al solito spara in modo demagogico, non sono 50 miliardi, potrebbero essere anche 5, certo, se cresciamo del 3% l'anno sicuramente è un rapporto, però purtroppo le stime del Fondo Monetario Internazionale dicono altro, le stime del Fondo Monetario Internazionale dicono che anche l'anno prossimo la crescita sarà molto lenta. E secondo voi questi 38, 40 o 50 miliardi non ha importanza? Badate bene che però stiamo parlando di 10, 12, 15 volte l'IMU sulla prima casa, e sono stati per 6 mesi a fare un teatrino in Parlamento per trovare 4 miliardi, quindi figuriamoci 40 a 45. Secondo voi dove li andranno a prendere? Prima Giovanni ricordava giustamente la sanità. La sanità, che cosa è successo in Grecia con l'austerity, che hanno tanto decantato come la soluzione di ogni male? Hanno tagliato del 33% la sanità. E in un anno l'AIDS è cresciuta del 52%, perché si è smesso di fare prevenzione, i suicidi sono raddoppiati, il PIL della Grecia vale il 2% del PIL di tutta l'Unione. Ma vogliamo veramente dire che non si poteva salvare in modo diverso? Ma che comunità è? È una comunità di ufficiali giudiziari che vanno a prendere tutto quello che è rimasto nell'attivo di un paese, o una comunità veramente che deve condividere diritti e valori? Allora il 25 maggio noi abbiamo una grande occasione, non vi fate ingannare, il PD sta dicendo che loro vogliono un'Europa diversa, il loro candidato alla presidenza della Commissione si chiama Martin Schulz, tedesco, sostenitore del rigore, dall'altra parte abbiamo Forza Italia, NCD, il loro candidato si chiama Claude Juncker, ex primo ministro del Lussemburgo, banchiere, grande amico, grandissimo amico di Mario Monti, austerità, non c'è differenza, siamo noi l'alternativa, siamo noi l'alternativa per passare veramente a un'unione che ponga i diritti della persona umana al centro della sua azione, non è più possibile che sia la finanza. Finisco solamente dicendo una cosa, veramente abbiamo un'arma atomica nelle mani, quell'arma è una cosa molto semplice, è questo oggetto, è questa matita. Votate per voi e ridiamo speranza e dignità a questo paese.
Facciamo uno scambio, all'estero ci mandiamo chi ci ha ridotto in queste condizioni, posa prima il malloppo però per quello che ci ha combinato in questi anni e ci riportiamo tutte le nostre menti e le nostre migliori competenze. Vinciamo noi! Grazie! Grazie. Grazie, grazie Fabio. Allora, prima della conclusione un annuncio di servizio. Tutto lo staff e tutti i volontari, come al solito, appena finisce l'evento ci raduniamo per pulire la piazza e recuperare tutto il materiale, in modo tale che come consuetudine lasciamo tutto pulito. Allora, adesso invito qui Alessandro Di Battista, il nostro portavoce alla Camera dei Deputati. Buonasera a tutti. Ma se vai davanti alla cassa fischia? No, avvicinatevi, venite qua vicino tutti quanti qua sotto, però no, lì, perché sennò oppure ci si alza in piedi, facciamo tipo agorà, che è questa roba, seduti, alziamoci in piedi, avvicinatevi qua sotto tutti qua, alziamoci in piedi così ci vediamo. Oh, allora, un attimo fa un signore molto distinto, molto per bene, una persona onesta, mi si è avvicinato, un manager, mi ha detto: posso farle una domanda? Prego. Perché non vi siete alleati con il PD? Anzi, ha detto: perché non avete accettato l'invito di Bersani a formare un governo assieme? Io gli ho semplicemente fatto vedere quello che oggi attraverso la rete è possibile, però occorre essere un minimo curiosi, dobbiamo essere curiosi e andare a cercarci delle informazioni, perché come sapete perfettamente non ce le danno. Allora io credo che moltissime persone qui stasera siano molto molto informate, ognuno di voi sta utilizzando questi cellulari, sparerete queste informazioni in rete che verranno viste da 1, 2, 10, 30 persone e stiamo riuscendo a girare intorno ad un sistema di informazione davvero colluso, massonico, mafioso, che mente. A me dispiace dirlo, io ero un lettore di Repubblica, lo ero, ormai con Repubblica ci puoi incartare i totani, accendere il fuoco, puoi piegarli in quattro e poi infilarlo sotto ai divani per, sapete, quando traballa. Questo è Repubblica e questo è il Partito Democratico. Io votai il Partito Democratico e i primi tempi in Parlamento, lo dico soprattutto a quel signore, tentai qualsiasi forma di un allaccio, pensavo comunque sono migliori di quelli di Forza Italia, per cui parliamo più con loro, mi veniva spontaneo, parlai con la Moretti, con la Madia, con Civati, con Cooper, poi andavo a cercare quelli un po' più, come dire, sai, sembrano più di sinistra, no? Per cui andiamo, forse sono tanti berlusconiani, andiamoci a parlare, parliamo di leggi sul conflitto di interessi e ho trovato come dire, hanno sempre alzato dei muri incredibili, invalicabili, sempre. E l'episodio di Rodotà per me è stato drammatico, è lì che mi ha cambiata la percezione del Parlamento. Andavamo a dire: votate Rodotà, prendetelo voi il merito, un uomo di sinistra. La risposta era sempre la stessa: non possiamo votarlo perché l'avete presentato voi. Abbiamo chiesto delle prove di cambiamento e non sono mai arrivate. E se i primi tempi, io lo faccio come battuta, ma è la realtà, infatti alla fine dissi, no, il PD è peggio del PDL in aula. Se i primi tempi mi veniva spontaneo, dopo che hanno fatto questo assurdo governo delle larghe intese, andare dai deputati del PD a dire: ma come potete governare con Forza Italia? Ormai dopo un anno e due mesi che sto in Parlamento mi viene da andare da quelli di Forza Italia a dire: ma come potete governare con il PD? Il PD è diventato una mafia rossa totale, è una latrina che infatti sta in fondo a destra, è una vera e propria latrina il Partito Democratico, bisogna dirlo, perché ha infiltrazioni dovunque, nelle cooperative, nei cementifici, negli inceneritori, nelle università, negli ospedali. È così, sono riusciti ad infestare più di ogni altra forza politica nella storia, è un dato di fatto. Non credete a me, andate a vedere chi c'è dietro il progetto dell'Expo, le cooperative rosse, andate a vedere i cementifici, andate a scoprire chi sta dietro al TAV. L'altro giorno, e io penso che gli esempi contino, che voi potete credere o meno a quello che io dico. Tre giorni fa avevamo una agorà a Rieti e ho deciso di andarci in treno, Rieti, capoluogo di provincia del Lazio. Per arrivare a Rieti in treno ho dovuto cambiare tre treni ho preso. Ho fatto Roma Tiburtina Orte, Orte Terni, Terni Rieti. Nel secondo treno tra Terni e Rieti, stavo seduto nello scompartimento, a un certo punto ho sentito una discussione tra due persone, tra l'altro erano piuttosto mature, avranno avuto, che ne so, 70 anni.
uno sembrava del grillino e l'altro era un renziano convinto. Sì? Tutto bene? Tutto a posto, sì? Saluti, digli di venire qua, sto qua, 5 stelle, no, sta parlando al telefono, poi ti richiamo, chi è? Chi è? E praticamente dopo parliamo, se vuoi vieni qua e prendi il microfono qua, tra l'altro se c'è una persona critica, magari uno che ha votato Forza Italia, ha votato il Partito Democratico e vuole venire a dire due parole, lei ha alzato la mano? Qualcuno? Potete venire qui, prendete il microfono e fate una domanda, una critica, non c'è problema, non c'è problema, è l'esempio che conta. Vi dicevo, queste due persone parlavano e discutevano. Uno sembrava appunto molto molto informato, parlava degli interessi economici dei Benedetti, parlava del fatto che il PD avesse condonato in pratica i miliardi di euro che ci dovevano le concessionarie di slot machine, e l'altro parlava di Renzi, sì però vediamo quello che fa, vediamo quello che fa, e basta. E hanno litigato, a un certo punto il tizio che sembrava, ma non ha mai nominato Movimento 5 Stelle, a un certo punto si è anche arrabbiato, no perché devi capire, quasi eccessivamente arrabbiato secondo me. Siamo arrivati a Terni, io mi sono alzato, sono andato e ho detto comunque il Partito Democratico non vincerà, e questo mi ha riconosciuto questo elettore renziano, mi ha detto non posso credere, lei che prende la seconda classe, ho detto sì, è una cosa normale. Mi è sembrato che forse un esempio normale, cioè non è che uno, chissà perché uno deve avere valore se prende la seconda classe come fanno tutti, sia più importante di migliaia di parole. Probabilmente l'esempio che dobbiamo dare tutti quanti noi che siamo venuti qua domenica sera, oggi a Formi eravamo tantissimi e che ci interessiamo finalmente di politica e state qui a partecipare a un evento politico senza Grillo che ci fa anche ridere, che ci fa anche divertire, intrattenere, questo è il miracolo del movimento, perché prima c'era soltanto Grillo che grazie a Dio ancora c'è, ma ormai c'è un movimento che va avanti con le proprie gambe, ci sono deputati e senatori che si sono fatti le ossa, che hanno imparato lì dentro. E ci sono migliaia di cittadini informati come non mai, e questo è il più grande successo, e le piazze sono piene, oggi noi siamo qui a Latina, ma contemporaneamente ci stanno i nostri colleghi in Campania, in Sicilia, a fare migliaia e migliaia di agorà. È la nostra risposta a questo sistema, cioè due pregiudicati, o meglio un pregiudicato e un condannato per danno erariale, occupano abusivamente il sistema televisivo. E noi rispondiamo con centinaia di attività sul territorio, senza scorta. Io vi ho chiesto di avvicinarmi proprio perché, proprio a livello visivo, qua non c'è barriera, non c'è intermediario, non c'è nessuna transenna. Come? Non c'ho freddo. Va benissimo. C'è una camicia elegante, c'è un maglioncino di lana, cioè. Poi sono, siamo giovani. La risposta è proprio questa. E c'è un... Se riusciamo a far capire quanto è bella la politica, cercando anche di essere accoglienti nei confronti delle persone che magari hanno votato il Partito Democratico, no? Io so che ci viene spesso la rabbia e iniziamo a litigare, lo so, chiunque ha un PD in famiglia, uno che ha votato Berlusconi in famiglia, chiunque, lo so, e conosco perfettamente i loro argomenti. So, prima parlavano del sono inesperti, ora non ne parlano più, ora la frase ma sono inesperti non lo dicono più. Oggi due mantra sono, dicono sempre no, e li comanda Grillo a Casaleggio. Sono questi due, questi due. Allora io come posso rispondere sul dicono sempre no? E no. Basta andare sul sito della Camera e vedere le nostre proposte di legge, vedere tutti gli emendamenti ai decreti, perché purtroppo il Parlamento è intasato da questo abuso incostituzionale della decretazione di urgenza, cioè il parlamentare che è pagato per presentare delle leggi è impossibilitato a discutere le proprie leggi nelle commissioni e poi in aula, perché è tutto intasato dai decreti che arrivano dal governo, che sono spesso incostituzionali in quanto non... seguono quei vincoli di omogeneità e urgenza che dovrebbero seguire i decreti legge. I decreti legge sono uno strumento legislativo in mano del governo, al governo, per risolvere un problema che è urgente attraverso uno strumento legislativo che sia omogeneo, cioè che riguardi esclusivamente una materia. Se c'è un terremoto nel punto X in Italia si fa un decreto legge per trovare dei fondi, dei finanziamenti per risolvere il problema, c'è urgenza, il decreto si chiamerà misure urgenti per risolvere e levare la situazione socio-economica di questo territorio colpito da terremoto e il Parlamento lo vota. Ma se arriva un decreto sul femminicidio
o sull'omofobia, che racchiude delle norme per salvare coloro che vogliono fare il TAV, che racchiude delle norme per fare condoni edilizi, che racchiude magari delle norme a sostegno di queste aziende che giocano appunto sulla pelle degli italiani con il gioco d'azzardo, non è più un decreto legge omogeneo e urgente, è qualcosa di incostituzionale. Questo Presidente della Repubblica, palesemente abusivo e incostituzionale, ha firmato qualsiasi cosa. Nell'ultima legislatura ha firmato anche il lodo Alfano, ha firmato il legittimo impedimento, tutte leggi che poi sono state bocciate dalla Corte Costituzionale. Ecco, oggi c'è una classe, una zoccolo duro di italiani che queste cose le sa, e un tempo non le sapevamo. Un tempo il popoluccio era tenuto all'oscuro di tutto, preso in giro. Pensate quante, ora che siamo informati con la rete, che partecipiamo e sappiamo per esempio che quando Letta va in TV dicendo, o Renzi va in televisione mentendo sull'abolizione delle province, oggi abbiamo la possibilità per smentirli. Io mi immagino quelle menzogne, quante menzogne ci hanno detto negli ultimi 30 anni che non abbiamo avuto la possibilità di smentire. Perché gli servivamo così, ignoranti, gli servivamo sudditi, gli servivamo... Siamo utili una volta ogni 5 anni, quando ci promettono qualcosa in campagna elettorale, noi mettiamo delle X e deleghiamo a questi Gesù Cristi che pensiamo che siano importanti perché sono andati in TV. Pure con me, occhio, rompiamo questo meccanismo che è malsano. Non è che siccome sono andato 2 volte in televisione, allora no, facciamoci la foto. No, questa roba no, io con gli altri, siamo vostri dipendenti. Funziona una stretta di mano, se lavoriamo bene pacca sulle spalle, se lavoriamo male ci cacciate. E ci sono fior di deputati, miei colleghi, magari meno conosciuti di me, di Luigi Di Maio, della Taverna, che fanno dei lavori incredibili, forse più da gregari, ma sono loro che studiano fino all'ultimo rigo i decreti che arrivano, che scovano le porcate, gli emendamenti localistici, come li chiamiamo noi, le marchette. C'è un collega che si chiama Vincenzo Caso, che è di Milano, anche se è nato, eletto in Lombardia, anche se è nato a Napoli, che è lui che ha scoperto lo scandalo dei lobbisti in Parlamento, ed è lui che ha registrato il primo lobbista che si vantava di aver convinto Speranza a cambiare un emendamento, e dice in questa registrazione: io potrei scrivere un trattato sul lobbismo a livello internazionale, oltre a farlo sbattere fuori dal Parlamento, su idea dell'ufficio di presidenza nostro, quindi di Maio, della Mannino e di Fraccaro, abbiamo istituito, e la Boldrini è stata costretta grazie a quella registrazione di cui si è parlato, quindi grazie alla pressione dell'opinione pubblica, è stata costretta ad accettare la nostra proposta per registrare tutte le entrate all'interno del palazzo. Ormai sapremo chiunque entra, e dato che chiunque entra deve per forza rimediare un invito da un parlamentare, questo purtroppo è il Parlamento, con un'applicazione da smartphone sapremo esattamente il parlamentare, che ne so, Alessandro Di Battista, che persone ha fatto entrare e quante persone ha fatto entrare. Questo per controllare esattamente quel che avviene in quel palazzo, perché uno Stato funziona quando le istituzioni temono i cittadini che controllano, mentre non funziona quando le istituzioni sanno che c'è un'opinione pubblica che non controlla. E questo è il concetto incredibile, è per questo che è nato il 5 Stelle. Per costruire un controllo popolare intorno al potere. Quel palazzo, io è 1 anno e 2 mesi e sto dando insieme ai miei colleghi né più né meno l'anima, voi lo vedete, oggi siamo tanti, stasera a Latina facciamo tutte queste agorà, ma non è che oggi si va in elezioni europee, quindi stiamo facendo un'attività differente. Chiunque segue il 5 Stelle sa che appena siamo entrati in Parlamento, la settimana successiva abbiamo iniziato a fare delle attività fuori, eravamo 4-5, su Facebook facevo un invito, venivano 3-4 persone, magari i miei amici. Poi da cosa nasce cosa, arriva qualcuno in più, ormai le piazze sono sempre più piene senza Beppe Grillo e dovunque. Questo è un dato di fatto, delle persone vengono qui non per sentire appunto una persona conosciuta, ma sentire delle idee, avere delle speranze. Noi ci crediamo fermamente, noi siamo convinti che stravinceremo le europee, convinti, e stravincere le europee ci darà quella possibilità, quella forza appunto di opinione pubblica, perché quando non si hanno i numeri per far passare o no una legge o bloccare una porcata, è l'opinione pubblica che interviene. Per quello siamo saliti su quel tetto, perché pur non avendo i numeri per bloccare una riforma piduista della Costituzione, sapevamo che salendo su quel tetto qualcuno ci avrebbe dato dei ragazzini, dei fancazzisti, dei bamboccioni, quello che volete, lo sapevamo, ne eravamo coscienti, ne abbiamo parlato, ma eravamo convinti che comunque un faro da parte dei media si sarebbe acceso e parte dell'opinione pubblica si sarebbe resa conto che ci stavano provando a cambiare con i fantomatici saggi, dei quali più nessuno sa nulla. Se qualcuno li ha visti, diteci dove sono i saggi di Napolitano, perché sono spariti. Io ho presentato, sono preoccupatissimo tra l'altro, ho presentato un'interrogazione parlamentare: che fine hanno fatto i saggi e quanto ci sono costati, per esempio.
esempio, e l'ho presentata la settimana scorsa. Se non avessimo fatto quello, se non fossimo saliti sul tetto, non avremmo preso quel tempo che è stato poi sufficiente per impedire quella modifica di quell'articolo, che è il grimaldello della modifica costituzionale 138, che avrebbe spianato la strada a una riforma costituzionale piduista che segue esattamente un piano di rinascita democratica scritto da un tal Licio Gelli ancora vivo, gran maestro della logica massonica P2, nonché condannato per depistaggio per la strage di Bologna. Questi sono i padri costituenti, oltre a Berlusconi che è un padre costituente perché prima o poi lo obbligheremo a costituirsi. Ma di Berlusconi dobbiamo iniziare a parlare con il passato remoto, credo, perché è politicamente morto, anche se occupa le televisioni, è politicamente morto, credetemi. Abbiamo pensato che fosse lui il demonio numero uno, è sbagliato, lui è un demonio, un mariuolo, quel che volete, ma sono tanti nemici, è un sistema di cui lui forse era una punta dell'iceberg, oggi è un altro. Credetemi, io sono entrato là dentro con la maglietta, non ho votato Berlusconi in 10 lingue differenti. Convinto è lui il nemico da abbattere, invece è un sistema che dobbiamo abbattere, un sistema davvero mafioso e colluso, una repubblica nata sulla trattativa Stato-mafia, è questo il sistema e Berlusconi era un ingranaggio, forse uno dei più evidenti, proprio perché come dire, portatore insano del peggior conflitto di interessi della storia repubblicana, ma uno dei tanti, è un ingranaggio di questo sistema, ma ormai dobbiamo iniziare a parlarne con il passato remoto. Berlusconi fu un mariuolo che ebbe l'opportunità di fare qualcosa per il paese, come disse la taverna in aula, non ci riuscì, fu processato per svariati processi, fu condannato per frode fiscale e morì politicamente, punto. Però oggi lo possiamo utilizzare come pentito, è un po' come il Buscetta, no? Pentito mafioso, tanto se parliamo di Berlusconi poi stiamo lì lì. Quando parla c'è utile perché ci conferma e ci dà delle informazioni. Quando Berlusconi ci dice in televisione se arriviamo terzi cade l'Italicum, ci fa capire perfettamente quello che abbiamo denunziato dal primo giorno, ovvero che questa legge elettorale che non passerà mai è stata fatta esclusivamente per escludere il 5 Stelle quando i sondaggi, questi fantomatici sondaggi, ci davano al 18. E io dissi quando ci davano il 18 che alle europee io non mi sarei accontentato dello stesso risultato delle politiche. E oggi i sondaggi ci fanno volare, ma perché? Perché stiamo facendo questo lavoro, non noi, tutti quanti, perché io vedo che scriviamo una cosa e voi condividete, che andate in piazza, che litigate. Immagino il fegato che vi viene alle volte con i piddini che dicono ma Grillo urla e non hanno argomenti. Lo so, è lo stesso che viene a noi. Immaginate noi che ogni tanto vediamo la Santanchè Gasparri. Ognuno ha la propria croce, però che facciamo? Ce ne fottiamo? Diciamo, tanto l'Italia è questa? Iniziamo a, come dire, a ragionare di fatalismo, che posso fare? Iniziamo a subire la suefazione delle condanne? Non ci informiamo più? Accettiamo che la destra, magari qui c'è qualcuno di destra, rispettabilissimo, una destra sociale che esisteva un tempo, che voleva la legalità, il rispetto delle regole, che voleva dare una mano per la sicurezza, la polizia, i carabinieri. Oggi questa destra non c'è più, c'è una destra che candida Scopelliti, l'ex governatore della Calabria che si è dimesso per un buco di bilancio. Poi ci sarà qualcuno che ha creduto nella sinistra perché pensa che il Partito Democratico abbia qualcosa a che fare con Berlinguer, la lotta di classi, il marxismo, il capitale, la giustizia sociale, il rispetto dell'ambiente. No, non esiste più. Questa è gentaglia che canta bella ciao in Parlamento, in aula, mentre approva un decreto che regala i soldi nostri alle banche private. Questa è gentaglia. E perché sono diventati gentaglia? Perché gli abbiamo permesso di fare tutto quello che hanno voluto, sempre. Ci siamo solo lamentati nei bar, parlando male di quello o di quell'altro, litigando tra uno di destra e uno di sinistra, e magari si era d'accordo sulla stragrande maggioranza delle cose, perché non volere i condannati in Parlamento non è né di destra né di sinistra, è qualcosa di logico, e abbiamo bisogno di idee logiche, non più di ideologia, perché ci ha fottuto. Ragionare per partito preso ci fotte il cervello, lo dico anche a quelli del 5 Stelle. Cioè, io quando ho fatto degli errori, magari comunicativi, ho sbagliato una parola qualche volta, o in ritardo ho consegnato un atto parlamentare che mi avevano detto di fare un'interrogazione prima, c'è chi ti dice sempre bravo e chi ti dice ehi,
Alessandro, tu sei un mio dipendente, hai sbagliato lì, ti stimo, sei bravo, quello che vuoi, ma lì hai sbagliato, correggi il tiro. È questo l'atteggiamento che dobbiamo avere di confronti delle persone che stanno nelle istituzioni, perché gli paghiamo lo stipendio e quindi sono dei nostri dipendenti. È questa la rivoluzione unica. Nessuno al mondo sta facendo un discorso come lo stiamo facendo noi nelle piazze. Nessuno al mondo, non esiste Repubblica dove tra deputati e cittadini non c'è un poliziotto, non c'è, no, ci sono i carabinieri, che ringrazio laggiù, a controllare giustamente, perché devono giustamente controllare. Non c'è una transenna, non c'è un intermediario, spesso non ci sono i giornalisti. Voi siete venuti qua perché l'ha scritto la rete, non perché le televisioni le parlano. Se fosse venuto Brunetta, c'era Sky TG24, Al Jazeera, Rai 1, Rai 2, Rai 3, 200 persone di scorta, magari persone qua, 3 a sentire Brunetta, però sarebbe andato in tutti i telegiornali la dichiarazione di Brunetta. È così il sistema. Come? Ogni tanto, Brunetta, c'è questo corridoio che è il transatlantico, che è molto lungo, ci sono, io dico sempre, dei divani, siccome sono in pelle umana. Ogni tanto io cammino a testa alta e non lo vedo, Brunetta, magari me lo trovo, vi giuro. Però, poverino, Grillo dice diversamente alto. Noi lo dobbiamo cacciare perché sono diversamente onesti. Questo è per dato che si arrabbiano se gli dai dei disonesti, sono diversamente onesti. Quello che sta succedendo oggi è miracoloso. Dovunque vado succedono delle cose incredibili. Facevo volantinaggio a Taormina, tra una granita e l'altra, squisite. E ho dato un volantino a un vecchietto e mi dice: no, erano in dialetto, no, non me lo dare, come no, lo può prendere, no, ma lo risparmio e lo scarico sul web. Ci aveva 90 anni. E me lo scarico sul web, benissimo. Ho preso un aereo per andare a Palermo a fare un evento con Riccardo Nuti, che è un altro parlamentare che io stimo tantissimo, e c'era la hostess che spiegava le uscite qua di sicurezza, qui a destra, mi riconosce e mi fa: no, siamo con voi. Ci sono, lo dico sempre, i poliziotti che stanno avanti a Palazzo Chigi, elegantissimi, immobili, con dei mantelli bellissimi di stoffa blu scura, e quando noi lasciamo il Palazzo Montecitorio per andare al Palazzo Marini, il famoso palazzo degli affitti d'oro, cosa scoperta, sì, andiamo a piedi ovvio, cosa scoperta da un deputato, un ragazzo di 30 anni, che è lui che ha scoperto lo scandalo degli affitti d'oro, e ha scritto due righe di emendamento che è passato, probabilmente non se ne sono accorti di quanto fosse importante, dando l'opportunità alle varie pubbliche amministrazioni, ai vari enti, di bloccare entro una determinata data quegli affitti eccessivamente onerosi, quelli proprio che fanno schifo, gli affitti d'oro. Questo deputato non è Einstein, è una persona preparatissima, si chiama Riccardo Fraccaro, un ragazzo laureato in giurisprudenza, si è pagato gli studi facendo il pizzaiolo, ed è lui che ha scoperto lo scandalo degli affitti d'oro, Scarpellini, dottor Cravattaro, che si è fatto fare i favori da Violante, altro di sinistra, quando Violante era presidente della Camera. Non ci vuole Einstein, ci vuole esclusivamente l'onestà. Vi dicevo che si passa davanti a questi poliziotti che sono lì, ormai ci conoscono tutti, quando passiamo e andiamo verso il Palazzo Marini, loro devono stare immobili e ci chiamano, noi ci giriamo, non mollate, continuate così. I poliziotti, perché li vedono tutti i giorni i delinquenti poliziotti, e sanno che in Parlamento la percentuale di indagati, inquisiti e condannati è più alta di Scampia. In Parlamento è più alta di Scampia. A 12 metri da me a sinistra c'è Gigina Porpetta, Luigi Cesaro, ex presidente della provincia di Napoli. C'è un video che gira, i napoletani gli cantano: è curta che attenne precedente al presidente. Oggi è parlamentare della Repubblica, prende 14-15 mila euro al mese e sta lì a 12 metri. A 30 metri a destra c'è un renziano, Franco Antonio Genovese, uno messo anche con le mani in pasta in quella ditta che si chiama Caronte, che fa la spola dalla Calabria alla Sicilia. Per questo deputato hanno chiesto i magistrati l'arresto, in quanto si è intascato dei fondi destinati ai giovani siciliani per la loro formazione professionale. Ha chiesto l'arresto alla magistratura perché ha paura che possa addirittura inquinare le prove. E si siede a 30 metri da noi, e ne hanno parlato i giornali solo il fatto una volta, e poi non più nulla, silenzio. Pensate se la magistratura avesse chiesto il mio di arresto. Avrebbero, non so, proiettato la Boldrini, avrebbe svegliato tutti i deputati alle 3 del mattino e li avrebbe convinti: venite a votare, lo dobbiamo cacciare via. E la Boldrini pensa esclusivamente a cacciare noi, che non abbiamo alzato un dito. Abbiamo sì combattuto, abbiamo cercato e cerchiamo sempre di difendere i nostri soldi, sì, perché quando un ladro ci ruba il portafogli gli corriamo indietro.
Però la Boldrini, pensa a me, hanno dato 34 giorni di sanzione. 34, un intero campionato, neanche Borja Valero ne ha presi 34. 34 sono tanti, oltre che 9.000 euro. Come? Neanche Chiellini, 39 giornate. E poi mi vantavo, entravo sempre nelle piazze. Io sono il parlamentare più sanzionato della storia della Repubblica. E partiva, ne ha preso ora Mantero, mi ha superato. 40 ne ha presi Matteo Mantero, perché ha preso degli altri sul TAP. E la Boldrini ancora non calendarizza il voto per l'arresto di Genovese. Forse perché sarebbe brutto in campagna elettorale europea vedere un renziano con le manette che gli abbassano la testa e lo fanno entrare in una gazzella dei carabinieri. Sarebbe brutto, quindi meglio posticipare dopo le elezioni. C'è questa gente in Parlamento, c'è Cesa, ci sono piduisti, c'è Cicchitto, ci sono amici dei camorristi, lo sappiamo perfettamente, c'è la rete. Andate su Wikipedia, quando Wikipedia è ottimo non soltanto perché dà delle informazioni, ma secondo me è importante anche per quello che io definisco i centimetri quadrati della pagina. Wikipedia, per chi non lo sapesse, è un'enciclopedia online, uno scrive qualcosa e ti arrivano delle informazioni. Ci sono dei parlamentari dove attività parlamentare una riga, procedimenti giudiziari tre pagine. Fateci caso, se scrivete un nome su Wikipedia, vedete innanzitutto se c'è procedimenti giudiziari. Sulla mia pagina di Wikipedia procedimenti giudiziari non c'è, non c'è. E qualora ci fosse, il Movimento 5 Stelle mi caccia, perché gli inquisiti, i condannati, noi li cacciamo. Questa è la logica. Capiterà prima o poi che ci sarà un caso di corruzione anche all'interno del 5 Stelle, non veniamo da Marte, succederà, e in quel giorno i giornalisti ci uccideranno, sono come gli altri, diranno. Lo sto mettendo le mani avanti, io non ho fatto niente, niente. Succederà, è normale, perché non veniamo da Marte. Le possibilità si riducono se facciamo due legislature e poi a casa, e questo vale per tutti, anche per quelli più conosciuti, che voi pensate che sono più bravi perché sono più conosciuti. Non è vero, non è che uno, siccome è più conosciuto, è più bravo di uno non conosciuto, no, altrimenti Berlusconi sarebbe il più bravo di tutti, e questo funziona anche nei meetup. Ma soprattutto perché stare qua senza scorta, con i meetup che ti invitano, che ti conoscono, che ti guardano negli occhi e ti dicono: stai lavorando per mio figlio, così che tu ti senti una responsabilità immensa. Come io solo, sì, tu ricordati, alle volte mi danno i bambini in braccio, toccalo. Per me, sono pazzi. Senti quanto pesa, quando voti senti quanto pesa il figlio mio, dicono così. Alcuni. Oppure ti guardano le persone anziane, ti dicono: io guadagno 400 euro, tu gli dici: io signore, non abbiamo presentato la mozione per ridurre le pensioni d'oro di questi delinquenti, come dire, eticamente delinquenti, perché devo evitare, io quando parlo, io non sapete lo slalom tra una querela e l'altra che faccio, non ve lo immaginate, pure se so parlare. E non l'abbiamo presentata e l'hanno bocciata i partiti, e volevamo solamente alzare le pensioni minime tagliando neanche cifre incredibili ai pensionati d'oro, e l'hanno bocciata. Perché? Perché sono amici loro i pensionati d'oro, i pezzi grossi magari delle aziende, oppure gli ex della Corte Costituzionale, che è difficile dirglielo ad una vecchietta, farglielo capire, eppure ci proviamo, e questa ti guarda negli occhi: credo in voi. Ma come fai a tradire e a corromperti se una persona è in lacrime e ti dice: ti voglio bene, ho riacquisito fiducia nella politica, fate tornare mio figlio che è ingegnere, però sta a Londra. Questi arrivano lì, iniziano a sondare il terreno, chissà che questo non sia comprabile, corruttibile, mica solo con le valigette, magari ti corrompono anche con gli elogi, ti corrompono con una promessa: guarda che le prossime elezioni, tanto 5 Stelle cade, l'ho visto, le prossime elezioni un posto di sottosegretario non te lo toglie nessuno, e tu magari, se sei debole a livello psicologico, dici: vabbè, andiamoci. E questo è il meccanismo di quel palazzo. Lo capite perché siamo così intransigenti? E spesso ci dicono: ma questi con noi neanche un caffè si prendono. Sì, con loro i caffè non ce li prendiamo neanche, non prendiamo neanche un caffè. Con la Minno, che è un deputato del PD, prende il tè con l'acqua minerale Ferrarelle. E io diffido da coloro che prendono il tè con l'acqua minerale Ferrarelle. Non accettate mai un invito da uno che vi invita a prendere un tè, ma lo prende solo con la Ferrarelle. È una persona che non sta bene, non stanno bene lì dentro, e noi non vogliamo prendere nessun tè con l'acqua minerale Ferrarelle. Lo capite la bellezza dell'intransigenza? Il compromesso è bello, ci hanno accusato, ma questi non fanno compromessi, alcuni. A parte ci ha accusato chi non ha votato il 5 Stelle, che non facciamo compromessi. Ricordiamo sempre da dove viene, da che pulpito arriva la predica. Chi voleva parlare? No, l'ho sentito, posso. Ah, ci hanno accusato appunto, il compromesso è bello, c'è un mio amico, no? Qui andiamo con lui in pizzeria stasera a Latina, no, ma io voglio il pesce. Vabbè, troviamo una trattoria che fa il pesce e la pizza, un bel compromesso. Ma con la mafia
Non puoi scendere a compromessi. La Lega, io non c'entro nulla con la Lega, sono romano, ma la Lega innegabilmente entrò anni fa come movimento, come partito rivoluzionario antisistema contro la partitocrazia, contro Roma Ladrona. Questo è innegabile. Quando Bossi e Maroni dicono che appiccicavano i manifesti, no? Comunque Bossi ebbe un'intuizione. Ripeto, io non c'entro nulla. L'idea quale fu della Lega? Non ottiamo dei risultati? Che facciamo? Ci alleiamo con Berlusconi. Così io, noi gli diamo dei voti e in cambio otteniamo il federalismo fiscale. Non l'hanno ottenuto, perché è ovvio che non ti puoi alleare con la delinquenza. E la Lega è finita a rendicontare diamanti e lingotti d'oro in Tanzania, a comprare le lauree del figlio di Bossi in Albania o a rendicontare le mutande di Cota in Piemonte. Cioè inizia a diventare parte del sistema. E oggi, se siamo così tanti qui, senza Beppe Grillo, di domenica sera, anche se oggi c'è stato un diluvio, poi io porto la pioggia dovunque, è perché siamo gli unici che possiamo vantare una parola unica che si chiama credibilità. Può piacere o non piacere il 5 Stelle, ma abbiamo fatto quello che abbiamo detto e abbiamo detto sempre in tutte le piazze. Grazie a quello che abbiamo fatto, e questo ci va riconosciuto, e lo dico ai detrattori, magari a quelli più lontano che vengono qua ad interessarsi. Vediamo che dicono i grillini, eh? I grillini, ci chiamano i grillini, pensano che ci offendiamo. Io non mi offendo, però allora quelli del PD li chiamiamo i lobbistini, i biduini, no? I condannatelli, quelli che votano Forza Italia, chiamiamoli così. Arrivano, stanno lontani, io poi li riconosco, quelli un po' più critici stanno lontani. Io so che questa pure è terra di camorra, di voto di scambio, lo so, e non abbiamo paura a parlarne di camorra, non abbiamo paura a dire in Parlamento, come hanno fatto i miei colleghi, che la mafia è una montagna di merda, pure se ci dà lavoro, se ci garantisce un posto letto ad un anziano all'ospedale. Alla lunga ci uccidono, ci danno qualcosa, un contentino in cambio di un voto. Il voto è prezioso, per quello non vi dirò mai e non l'ho mai detto: votate il Movimento 5 Stelle. No, vi chiediamo esclusivamente di informarvi, perché siamo convinti che se uno si informa, partecipa, diventa un cittadino sovrano, poi votare il Movimento 5 Stelle è qualcosa di automatico. Guardate la nostra storia di questi 14 mesi, prima ci ignoravano totalmente, ma chi sono questi? Prima, no? Sono quelli dei meetup che raccolgono le firme, e tanto queste leggi in Parlamento non le hanno mai discusse. Poi ci hanno iniziato a deridere, gli scontrini, si occupano solo di scontrini, salgono sul tetto, sanno dire soltanto no. Ma loro Grillo e Casaleggio, vi ricordate con questi toni arroganti l'intera stampa, nonostante portassimo la voce di 9 milioni di cittadini? Poi ci hanno iniziato ad attaccare in ogni modo, ci hanno dato dei fascisti, dei nazisti, dei comunisti, dei bolscevichi, degli eversori, potenziali disturbatori, qualsiasi cosa, come sessisti, qualunquisti, populisti, qualsiasi cosa, e ci hanno attaccato in ogni modo. A me hanno scritto delle cose incredibili dopo che andai dalla Bignardi, perché forse gli abbiamo fatto male, gli abbiamo mostrato una faccia onesta, gli abbiamo fatto male con quelle comparsate televisive, però ci sono i miei colleghi che vanno bene, io preferisco stare nelle piazze. E hanno scritto delle cose orribili, che se uno non ha della forza e non ci crede fermamente in quel progetto che fa, eppure alle volte, come dire, spinta a mollare, perché dice: ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Ma io passo al gruppo misto, me ne sto zitto, guadagno 14.000 euro al mese, magari domani vado in TV e dico che Grillo è un dittatore. Vado prima da qualcuno degli altri partiti e gli dico: quanto mi dai se vado a dichiarare che Grillo è un dittatore? Lo dico io, lo dicono uno dei più conosciuti, Grillo è un dittatore. La Repubblica prenderà questa frase, solo Grillo un dittatore, domani. Potrebbe fare male, no? Faccio questo, è facile farlo, no? Non faccio più banchetti il sabato e domenica, non mi faccio il mazzo come i miei colleghi, non di più. Da un anno e mezzo a questa parte mi godo più soldi, e perché io devo farmi il mazzo, prendere gli insulti, le minacce di morte, perché arrivano pure le minacce di morte. Saranno cose sbagliate su Facebook, saranno stronzate, ma arrivano pure quelle. Arriva pure il tizio che, siccome ha sentito dalla televisione che siamo degli squadristi violenti, ti insulta. Succede pure questo. Chi me lo fa fare? La bellezza di schierarsi. Non l'abbiamo mai fatto, schierarci veramente. Negli ultimi 20 anni abbiamo solo aspettato salvatori della patria che non esistono. Allora vi chiediamo, ripeto, non di votare 5 Stelle, ma di schierarvi. Uno che si schiera prende posizione, come ha fatto Pelù, che infatti è stato massacrato per questo. Può piacere o no, schierarsi. Chi si schiera sappia che perde degli amici. Io ho degli amici che li ho persi per strada, ma quelli che restano sono gli amici veri, e sono pure qui stasera. Sono gli amici veri quelli che restano. Uno ha degli insulti, litiga, si sente attaccato. Quando uno si schiera, prende una posizione vera, scegliere significa rinunciare a qualcosa, sempre.
Una scelta è sempre una rinuncia, sempre. Se siete coscienti di scegliere la strada non del 5 Stelle, ma della partecipazione politica, dell'informazione, sappiate che è la strada più difficile del mondo, perché ad abbassare la testa, metterla sotto la sabbia e a ingoiarsi tutti i rospi e a essere fatalisti è molto molto più facile, come essere disonesti in questo paese è molto più facile. Ma se scegli questa strada, vi garantiamo, perché lo viviamo, io mi alzo la mattina stanco, ma mi guardo allo specchio e mi sento fiero di quello che sto facendo e fiero di essere italiano. Se ci si schiera, poi si respira un'aria di libertà. E Gandhi diceva che prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti insultano, ma alla fine vinci. Vinciamo noi e grazie a tutti. Ragazzi, vi chiedo la cortesia. Per l'ascolto di questa dichiarazione di voto. Vieni a dire a tutti. Vabbè, qua pure se parli qua. Ah, lui dice che Inter a casa non ce l'ha. Bella questa, tu c'hai amici? Chiarissimo, chiarissimo, tu dicevi c'hai amici? Ora te lo dico, tu c'hai? Lo sappiamo, lo sappiamo. Lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, innanzitutto mi dite a me, non state, non, internet non basta, a me me lo stai dicendo a un metro da noi, cioè io giro dovunque, questo non è internet, questo è carne e ossa, questa è carne e ossa e non è la rete. Se ci fate caso, noi dal punto di vista, come dire, comunicativo, stiamo facendo tutto. Tutto, andiamo in televisione, ci va Di Maio che è perfetta, una plomba inglese, non perde mai la calma, è perfetta, è un grande, un ragazzo di 28 anni, un giovane di 28 anni che dirige la Camera come il miglior presidente della storia repubblicana, e questo gli va dato atto? Ho capito, guarda il tuo messaggio, no, infatti però ti sto rispondendo, come? Ho capito, guarda ti sto rispondendo. E te lo sto dicendo, il messaggio tuo, la tua giusta osservazione è arrivata proprio puntuale, giustissimo. Stiamo andando in televisione, ci stiamo andando l'altro giorno Toninelli, dovunque, però facciamo anche un po' di selezione, perché andare in un pollaio dove ti inquadrano il calzino, tu che ti gratti la testa o il conduttore non ti fa neanche aprire la bocca, è complesso. E se guardiamo gli ascolti di questi talk show, sono in caduta libera. Allora io, con questa cosa strana e momentanea che si chiama popolarità, io non voglio neanche dare l'audience a quella gente, però ci andiamo nei programmi, e meno ci vai, meno ci siamo andati, più oggi abbiamo ottenuto un potere contrattuale, che non significa, sono balle quelle che si concordano le domande, sono balle, io non ho mai concordato le domande con nessuno, e si è visto dalla Bignardi che non avevo concordato alcuna domanda. Semplicemente gli chiediamo, fateci qualsiasi domanda e incalzateci, ma lasciateci tempo di rispondere, come lo lasciate che gli danno il microfono a Renzi, i conduttori se ne vanno e non gli danno lo studio, se no di quello che te pare, so se ci avete fatto caso, no? La televisione è spenta in casa, si accende da sola e compare Renzi. Dovunque, uno si vede Super Quark e lo vede vestito da Palombaro nelle fosse delle Marianne, è incredibile, però la gente si inizia pure a stancare. Comunque stiamo andando in televisione, facciamo dei gesti anche di disobbedienza civile, perché quando uno Stato è squadrista e dittatoriale, un cittadino deve anche essere pronto a disobbedire in maniera civile, salire sul tetto, andare in Rai, dormire 3 giorni sotto al Ministero dell'Economia e delle Finanze solo per pretendere che un codice, un IBAN per restituire i soldi. Noi abbiamo passato 3 notti al freddo, i miei colleghi hanno preso la febbre, parlamentari della Repubblica, portavoce, hanno preso la febbre perché abbiamo dormito all'addiaccio sotto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere che ci dessero un IBAN per restituire i soldi, roba che se li avessimo portati di notte in valigette con banconote non segnate se li sarebbero presi immediatamente. Stiamo andando in tutte le facciamo rete, oggi la mia pagina Facebook per esempio
se scrivo un contenuto, non è un'informazione, non mi sto minimamente vantando, arriva a molti più spettatori delle trasmissioni Rai News. Scrivo un post, poi io lo leggo perché ho tutti i dati internamente, questo post è stato letto da 900.000 persone. Alle volte dei post arrivano 1,5 milioni di persone. Guardate che le trasmissioni dove spesso ci dicono di andare fanno meno come dire, visualizzazioni. Oggi ci sono in Italia 24 milioni di contatti Facebook, però è vero e ha ragione lui che ci sono delle persone anziane. Non è un caso che i sondaggi, che non sono attendibili, però ci dicono che sopra i 65 anni ci vota l'8% delle persone, dai 18 ai 35 il 48. E allora noi chiediamo soprattutto ai giovani, in maniera educata, in maniera accogliente, andate a parlare con i parenti, perché quello che funziona soprattutto contro il dramma numero uno, che è l'astensionismo nelle ultime due settimane, è il porta a porta e è mostrare a dei nostri parenti l'entusiasmo, quello che abbiamo solo noi, perché nessuno degli altri partiti sta in piazza e c'è un pittino convinto che va come fate voi da noi e ci dite anche cose esagerate, siete degli eroi, grazie, guadagnate poco, come fate a stare là dentro? Nessuno va da Speranza del PD e gli dice una cosa del genere, anche il più fanatico del Partito Democratico va da Speranza e dice: spera, io so del Partito Democratico, però che cazzo, non state a fare niente, smuovetevi, cioè, così fa, mentre noi state qua e anche esageratamente ci supportate, dite siete degli eroi. No, stiamo facendo solo il nostro dovere, quello che farebbe qualsiasi cittadino italiano che c'è qui stasera a Latina in Parlamento, e magari qualcuno di voi qua dentro farebbe meglio di me, magari meglio di Luigi, meglio della Carla Ruocco, di Paola Taverna. È questo il concetto incredibile che sta passando, ed è passato, per quello abbiamo già vinto, per cui stiamo andando in TV, stiamo facendo gli atti di disobbedienza civile, andiamo in rete siamo fortissimi, giriamo tutte le piazze. Io andavo, passavo il lunedì a casa degli sconosciuti, ci telefonavo e andavo e mi facevano la parmigiana e me la Manzane. Poi ho iniziato a avere paura che qualcuno del PD avvelenasse. Dobbiamo chiudere, perdonami però, perché mi hanno detto, però già l'hai fatta, me l'hanno detto, scusami, non è scortesia, però mi hanno detto di... Questo è un dato di fatto, stiamo facendo il massimo, potremmo fare di più? Forse sì, diteci come, ma stiamo dando il massimo e ci vedete, ci crediamo fermamente, vi chiediamo di fare lo stesso, vi chiediamo esclusivamente di fare lo stesso. Buona serata a tutti. Fermi, non salite, niente, foto, strette di mano se volete. Ora conclude lui, io vado un attimo lì dietro, poi ci vediamo, esco fuori, eh. Grazie a tutti e buona serata. Ragazzi, allora, fatelo respirare, perché è un cittadino come noi, però ovviamente, essendo anche un personaggio pubblico e politico, la resta lo può anche, no, impazzire. Quindi cerchiamo di essere rispettosi di tutti. Poi allora a tutto lo staff, raduniamoci e puliamo. Se poi c'è qualche cittadino che ci vuole aiutare, è il benvenuto.